Ciao gente, nuovo video, oggi siamo qui col coltello umano in mano, chiuso 9 cm, lama 7 cm, totale 16, peso 30 grammi, vi lascio alla descrizione. Il coltello mare in mano, come indica il nome, è un coltello originario della splendida area geografica compresa fra la Toscana meridionale e Lazio settentrionale, utilizzato fino a metà 800 da contadini, pastore e allevatori di cavalli. Oggi si colloca a buon diritto fra i più antichi e afferrati coltelli regionali italiani. Pastori, allevatori e contadini sono sempre stati accompagnati nel loro duro lavoro quotidiano da strumenti, attrezzi e utensili. Fra questi, un posto d'onore spetta ai coltelli, la cui foggia varia non solo secondo la loro funzione specifica, ma anche la loro provenienza. Appartiene all'ampia e diversificata famiglia dei coltelli regionali italiani, da lavoro anche il coltello mare in mano, di origine certamente antica quanto poco documentata, diffuso nella Maremma toscana e laziale, fino alla prima metà dell'Ottocento. Se la zona di produzione originaria era la Maremma, già nel XIX secolo il principale centro di fabbricazione di coltelli maremmani divenne Figline, Valdrano nel Fiorentino. In seguito, quando la produzione di coltelli di Figline di esaurì, furono le botteghe di coltellai del celebre centro di produzione di Scarperia, vicino Firenze, a mantenere in vita questo genere. La Scarperia, il marimmano, fu rielaborato e ne furono proposte diverse varianti. Di certo questo coltello era particolarmente apprezzato, tanto da essere in genere elencato per primo nei cataloghi e nei listini dei coltellai, che ne proponevano ben 10 misure. La produzione del coltello marimmano proseguì fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, quando il modello scompare dai cataloghi. Solo recentemente la sua fabbricazione è ripresa, in omaggio a una delle più importanti tipologie di coltelli regionali italiani, un coltello robusto. Il coltello mare in mano era noto per la sua robustezza fino dal XIX secolo, che spiega anche il particolare successo ottenuto dalle misure più grandi. Il tipico manico è di cono bovino scuro, fatto di un solo pezzo, dotato di molla semplice. Ne esistono tuttavia alcune versioni di recente produzione col manico di legno. La lama, nella tipologia originale, è a foglia, con i lati che si uniscono in punta lunga, lasse e mediano. Nella produzione di Scarperia, a questo tipo di lama è stato affiancato quello a pianelle. Più moderno, il manico invece è rimasto invario, in particolare per quanto riguarda la presenza di solchi incisi per tutta la lunghezza su entrambi i lati. Caratteristico è anche il cagno incurvato verso il basso. Anche questo esemplare di coltello in foto, arricchito di accessori per la manutenzione e il maneggio delle armi ad avancarica, si ispira alla foggia del marimmano. È evidente in particolare dalla presenza di solchi longitudinali sul manico di corno di bufalo scuro. Fra le armi sequestrate nel 1848 dalle forze di polizia pontificie ai rivoltosi dei bagni penali di Civitavecchia, figurava anche questo coltello conservato presso il Museo Criminologico di Roma. L'esemplare presenta tutte le caratteristiche dell'antico marimmano. In alto a destra un grosso marimmano, 25 cm di lunghezza totale, prodotto dalla coltelleria Berti. Il manico è di corno di bufalo, corredato di accessori per le armi ad avancarico. Al centro un marimmano di moderna produzione, firmato Conaz, col manico di corno scuro e la lama a pianelle. In basso a sinistra il marimmano della mia collezione. Esso riporta tutte le caratteristiche dei marimmani più antichi, in particolare la lama a foglia. Si notino infine su ogni esemplare le porchiette d'ottone su cui sono ribattuti i perni. Anche questa è una caratteristica tipica dei coltelli marimmani. Anatomia del marimmano. Forma originale della lama del marimmano era a foglia, come quella del disegno. La molla inserita in una scanalatura ricavata nella parte superiore del manico. Il manico di legno, ma costruito anche con materiali più pregiati, è composto di un solo pezzo. Tipiche del marimmano sono le scanalature longitudinali, che ne sottolineano l'andamento leggermente sinuoso. L'effetto estetico è completato da piccole borchie d'ottone. I marimmani ebbero molto successo in Toscana e nel Lazio fin dal XIX secolo. I maggiori produttori ne proponevano numerose varianti con lama a foglia o a pianelle. Sopra due marimmani tratti da un catalogo della ditta Milani,
di Scarperia del 1924, un esemplare di coltello marimano prodotto dalla Konatz alla lama a pianelle, una delle tipiche varianti apportate al coltello marimano originale. Si noti il pregiato manico di corno bovino. Un altro esemplare di marimano di produzione Konatz, anche in questo caso la lama è a pianelle. Il manico invece di legno d'olivo, un materiale consono alle umili origini di questo antico coltello. E questo è tutto, spero che vi sia piaciuto. Ricordiamo, questi sono stati i coltelli precedenti, se volete vederli, link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video col coltello da pastore. Da Gabriele 93 Lele, ciao!